La storia atletica di Roberto Zanda era chiusa in queste immagini. È così che la nostra avventura ebbe inizio. C'è un proverbio che dice: quello che non ti uccide ti fortifica. E Roberto Zanda, nei suoi 20 anni dedicati a maratone estreme, lo sa bene. Lui, che oggi si ritrova a guardare il suo passato e non si capacita di quanto è riuscito a fare. È tempo di bilanci, ma il tempo non ti dà tregua. Sì, è una grande verità. Il tempo passa inesorabile. Perché il tempo non ha vita. Il tempo è vita. Ormai sono passati 60 anni. L'ultima impresa è stata una gara estenuante, lunghissima, che lo ha portato ad attraversare i Pirenei dal Mediterraneo all'Atlantico. 14 giorni di sofferenza mentale e fisica alla ricerca continua di motivazioni per dare un senso all'impresa e a tutta quella interminabile strada. Solo il pianto urlato nelle notti fredde interrompeva quella solitudine profonda che lo ha accompagnato per 900 chilometri. E ad ogni suo arrivo è con l'immancabile bandiera della Sardegna. Lui, fiero paladino e rappresentante di una terra e un popolo unici. E quante volte, alla fine dell'impresa più dura, quando ormai si pensa di aver consumato tutte le riserve di energia, e non riesci più a gioire neanche per la vittoria, giunge a una conclusione. Chiudo con le ultramaratone. Non voglio più soffrire, ho voglia di normalità. Ormai sono passati mesi da quell'ultima missione. E stranamente ancora una volta qualcosa si risveglia in te. Punti sempre più in là. Quasi per caso trovi una gara tra i ghiacci. La Yukon Arctic Ultra, considerata forse la più estrema al mondo, dove l'ipotermia è dietro l'angolo e il rischio della vita è presente. 500 km a piedi in autosufficienza, trainando uno slittino e con punte di temperature fino a meno 50 gradi. Il 28 gennaio 2018 Roberto Zanda parte per la Yukon Arctic Ultra. E del tragico epilogo ne hanno parlato i media di tutto il mondo. Ciao ragazzi, grazie per il vostro sostegno. In questo momento sono all'ospedale, sto piano piano cercando di riprendere. Rivivo ancora in questo momento gli incubi delle notti che ho passato da solo nella foresta a piedi scalzi. Roberto era secondo, rimontava alla grande, ma non andò come doveva andare. Il fatto ha voluto che non andasse in porto dove è andato, però almeno la vita la portava a casa. Grazie ancora. Nelle prossime righe, che non leggeremo, è concentrato tutto il carattere di un uomo come Roberto Zanda. Era il 7 luglio 2018 e il progetto di rinascita in lui era in serbo già da molto prima.
vediamo presto sui campi di gara. Quale sarà la tua prossima sfida, Roberto?